piccoli. Allora, di questa Mindreader 3.0 non è un sogno, perché già nella terapia intensiva pediatrica che sopra di me testa al lavoro si sta sperimentando una cosa simile. E quando ne passa una carattere, comunque vi invito il 1° aprile, non è uno scherzo, è vero, ci sarà un seminario dal titolo Inclusione 2.0, i relatori saremo io, la professoressa Gage, che parlerà di accessibilità web, e il professor Claudio Palazzi, che parlerà di serio scheme. L'idea è di fare con loro tre, e poi anche chi di voi suonerà, c'è già per esempio, non so se è presente qua, un tesista della Gage che sta sviluppando, che sta già facendo un lavoro sull'ambliopia, e vorremmo creare una comunità di pratica sull'informatica pediatrica. Allora, in cui verranno studiati input alternativi al mouse, tastiera, voce, dita, e quindi saranno interessanti studi sul physiological computing, per esempio interfaccia uomo-cervello, no, computer-cervello, e anche input usabili in situazioni ospedaliere estreme. Per esempio, quando il bambino si risveglia da un'operazione intubato, non può parlare, non può usare gli arti, ma deve poter comunicare con i genitori infermieri. C'è molto da fare. E anche sarà interessante studiare l'affective computing e, per esempio, il riconoscimento emotivo. Capire attraverso dei sensori se il bambino ha dolore e che parte subito un allarme.